Ciao bambini, io sono Marco, una delle Ludoguide. Oggi vi volevo parlare di una persona molto importante e molto famosa. E ho deciso di farlo in questo giorno perché oggi è il suo compleanno. Di chi sto parlando? Di Raffaello. Ora io lo so che se dico il nome Raffaello, a voi viene in mente la squadra delle tartarughe ninja. E lui, la tartaruga ninja che combatte con i due pugnali e con la fascia rossa sugli occhi e sulla fronte, e che si chiama proprio Raffaello. In realtà no, oggi è il compleanno di un altro Raffaello. Lui, Raffaello Sanzio, che ha vissuto 500 anni fa. Oh, 500 anni tondi netti spaccati, eh? Quest'anno è l'anniversario di Raffaello, infatti. Raffaello è diventato uno degli artisti più famosi di tutto il mondo, grazie alle sue opere. E lui è vissuto in un periodo particolare perché ha conosciuto altri artisti come Michelangelo, come Leonardo da Vinci, che sono diventati famosi come lui, e sono vissuti tutti assieme, si sono conosciuti, si sono parlati. Beh, con Michelangelo non erano proprio amici, amici, erano rivali, però comunque sia. Per noi italiani, loro due fanno parte del nostro patrimonio. Sono due artisti studiati da tutti quelli che sono venuti dopo. Quindi possiamo dire che Raffaello e Michelangelo sono stati i maestri dei maestri dei maestri all'infinito. Beh, a Roma è possibile vedere alcune delle loro opere. Come ad esempio, visto che oggi parliamo di Raffaello, beh, questo affresco è famosissimo, è la Scuola di Atene e sta nei Musei Vaticani, quindi potete andarlo a vedere se venite a visitare Roma. Questo affresco è diventato famoso non solo perché l'ha dipinto Raffaello. Vedete, nell'affresco sono rappresentati degli uomini, e c'è anche qualche donna, delle persone famosissime, scienziati, filosofi, letterati, storici, matematici, delle persone di grandissima cultura e intelligenza che sono vissute al tempo degli antichi romani e degli antichi greci. Ma non è questo il motivo per cui è diventato così famoso questo affresco. Beh, vedete, Raffaello si è divertito tantissimo quando l'ha dipinto. Perché? Perché ha messo sul corpo degli scienziati, ha messo la faccia dei suoi amici, delle persone che lui rispettava e che ammirava. Vi faccio un esempio. Guardate qua. Al centro c'è quest'uomo con è pelato, con una lunga barba e ha una maglietta azzurrina e una tunica rosa. Platone, uno dei filosofi più famosi dell'antica Grecia. Ma la faccia di Platone è la faccia di Leonardo da Vinci. Perché Raffaello nel Palazzo Papale ha incontrato Leonardo, si sono parlati e Raffaello è rimasto affascinato dalla saggezza di Leonardo e quindi ha deciso di fargli un regalo e ha usato la sua faccia per il corpo di Platone. Quindi in questo affresco c'è una nobile assemblea di studiosi, scienziati, di persone di grandissima qualità. In questa nobile assemblea, Raffaello ci si è messo pure lui. Guardate, eccolo qui. Però come vedete, in disparte, nell'angolino, come per dire io, sì, sono qui tra i geni del passato, ma non sono importante. È stato molto rispettoso anche verso il suo più grande rivale, Michelangelo, come vi dicevo. Guardate qui. Proprio in primo piano, più evidente di Raffaello. Michelangelo in questo affresco è come un attore, sta recitando un ruolo, il ruolo del filosofo Eraclito, un altro filosofo greco molto famoso. Però il viso è quello di Michelangelo. Vi faccio vedere i ritratti un po' più da vicino. Eccolo, no, questo sono io. Però i ritratti partiamo da Leonardo. Allora, ecco, Leonardo come è stato dipinto da Raffaello nella scuola di Atene. E guardate questo. È un autoritratto di Leonardo che si è disegnato da solo. Vedete quanto sono somiglianti? Quindi siamo proprio sicuri che Leonardo aveva quell'aspetto. E Michelangelo, ecco,
Michelangelo, ve lo faccio vedere di nuovo. Questo è il Michelangelo presente nella scuola di Atene, e invece questo è un ritratto di Michelangelo che è stato fatto da uno studente di Michelangelo quando era un po' più avanti con l'età. Infatti, se vedete, ci sono dei peli bianchi nella barba di Michelangelo, un po' come nella mia. Vedete, si assomigliano proprio tanto. Per quanto riguarda Raffaello, beh, Raffaello, eccolo qui, l'autoritratto che vi ho fatto vedere prima, e come si è ridisegnato da solo nella scuola di Atene. Vedete, è proprio lui. Vabbè, in questo caso è lui perché si è disegnato da solo, quindi siamo sicuri che è proprio lui. Beh, oggi, come vi dicevo, è il compleanno di Raffaello e noi, Ludoguide, abbiamo deciso di fargli un regalo e di fargli un regalo. In che senso? Ebbene, vedete questo? Questa è una copia della scuola di Atene e come vedete è in bianco e nero. Allora, voi che fate? Scaricate questo file, lo colorate come volete voi, non dovete per forza seguire lo schema di Raffaello, lo colorate come volete voi e lo modificate, perché vedete che sulla destra della copia non c'è l'autoritratto di Raffaello e quindi potete metterci il vostro autoritratto o potete disegnare una persona a cui volete bene, che ne so, i vostri genitori, vostro fratello, degli amici, come preferite voi. La cosa importante, ve lo faccio vedere in primo piano, così si vede meglio. La cosa importante è che una volta che avete fatto il disegno, poi fategli una foto e mandatecela, così noi la pubblichiamo su internet e mettiamo in comune il risultato di tutta la vostra fantasia. Ragazzi, che dirvi? Io vi do un bacione grande e speriamo di vederci al più presto. Ah, una cosa, il disegno non l'abbiamo fatto noi, eh? In basso, a sinistra, vedete la firma dell'artista. Allora, ciao bambini, spero di vederci presto. Ciao!